Ciao a tutti, vediamo una tavoletta di compensato su cui avevo fatto un disegno con dei girasoli. Con questo pirografo, che è un pirografo di base, ma di qualità, tedesco, provo a fare il primo girasole. Vediamo che anche con un pirografo con la punta lunga a penna, senza la regolazione della temperatura si può ottenere comunque un buon risultato. Ecco qui il primo girasole, come è venuto, direi molto gradevole. A questo punto però ho deciso di cambiare pirografo e di utilizzare Ombre & Peter Junior. In questo caso ho la possibilità di regolare la temperatura e in più le punte scivolano molto meglio sul legno. Qui vediamo un altro girasole fatto con il Ombre & Peter. Diciamo che se uno è alle prime armi può utilizzare tranquillamente anche un pirografo con la temperatura fissa. Chiaramente non riuscirò ad avere queste sfumature, ad ottenere queste sfumature così precise e così delicate con un pirografo che ha una temperatura stabile a 500 gradi. In questo caso utilizzo una punta piatta per fare un riempimento molto molto sottile, molto leggero. Ecco che qui su un pezzo di legno di scarto faccio prima la prova per vedere se la temperatura che ho stabilito è quella giusta. Ecco che il lavoro è finito, i girasoli sono fatti, i puntini centrali nella parte centrale del fiore li ho fatti con questa punta che è la più sottile e la più fine che si trova con il Ombre & Peter. Vi rimando al mio libro La tecnica della pirografia se vi volete avvicinare a questa tecnica, troverete sicuramente anche spunti interessanti. E al nostro sito se vi interessa acquistare un pirografo o accessori per la pirografia. Ma non perdete il prossimo video perché questo lavoro non è finito e ci sarà una sorpresa per chi mi segue. Ciao a tutti, a presto!